Chi simula un fallo è un perdente. Ogni volta che un calciatore simula, sta dando un calcio in culo alla sua mentalità vincente. Benvenuto in Perdenti Coaching. Io sono Mauro Pepe e sono il mental coach di vincicolamenti.it. Oggi ti spiego perché chi simula è un perdente. Per farlo ho bisogno di fare qualche doverosa premessa. Innanzitutto non parlo da tifoso, non mi accanirò contro qualche calciatore di qualche squadra, non mi interessa. Parlerò da mental coach per dare un insegnamento ai calciatori per come sviluppare la loro mentalità vincente. Simulare e dare un calcio in culo alla propria mentalità vincente. Alla fine del video dirò come fare per sviluppare quella mentalità vincente. Un'altra premessa importante è che parlo soprattutto di calcio perché purtroppo questa pessima abitudine è soprattutto relativa al calcio. Prima di farti capire che cosa succede nella testa di un atleta che simula, dopo che lo ha fatto e se lo fa ripetutamente, voglio farti vedere qualche esempio di giocatore, di calciatore che simula. Guarda i prossimi video. Visto? Hai visto cosa succede? Cioè, ne troviamo sui campi di calcio si trova di qualsiasi cosa. Le cose più scandalose, più brutte, veramente più, dal mio punto di vista, più schifose. Io non potrei mai fare l'arbitro, perché me la segnerei al dito. Per me un calciatore che simula mi sta prendendo in giro, ed è questo è grave, insomma. Al di là di tutto che penso che il calciatore che simula è un disonesto in quel momento lì e sta cercando di fare una furbata, ma andiamo a capire che cosa succede nella sua testa dopo che ha simulato. Mettiamo il caso che il calciatore entra in area di rigore, gli arriva il pallone, gli sta arrivando il difensore vicino, lui fa fine di dribblarlo, piccolo contatto, si tuffa, cercando di prendere il rigore, magari lo ottiene pure. Cosa succede nella sua testa? Il suo inconscio, dopo una simulazione, fa questo ragionamento. Pensa, non sono sufficientemente bravo per segnare onestamente. Non sono sufficientemente bravo per superare il difensore onestamente. E se lo fai una volta, ancora, ma se lo fai in maniera ripetuta, lo fai spesso, questo messaggio è quello che fa davvero male a un calciatore. Va a dare una spallata all'autostima, va a compromettere la mentalità vincente di quell'attaccante. Al di là del fatto che oggi con la VAR in area di rigore non si simula più, o meglio, se tu simuli e ti sgamano con la VAR, poi so cazzi. Al di là del giallo, poi gli arbitri ti iniziano a puntare. E anche se hai dei falli fuori dall'area, dove non c'è la VAR, che succede? Che non ti credono più, anche se ti hanno fatto un fallo davvero, non ti credono. Ma la cosa peggiore è quello che stai comunicando al tuo inconscio. Quello è veramente grave. Cosa bisogna fare allora? Innanzitutto il calciatore deve lavorare quotidianamente per avere nuove strategie e nuove tecniche per superare il difensore. Deve lavorare quotidianamente per diventare più forte. Seconda cosa importante, se tu mi segui, sei un calciatore, prenditi la responsabilità dei tuoi risultati, sia quando fai delle grandi giocate, ma anche e soprattutto quando fai degli errori, anche gravi. Prenditi la responsabilità. Nel momento in cui ti prendi la responsabilità, prendi potere.
E quindi ci puoi lavorare in settimana e lavorando, lavorando, lavorando diventi più forte. Terza cosa importante, lavora quotidianamente sulla tua autostima. Una forte autostima ti aiuta a sviluppare una grande mentalità vincente. Quindi tre cose fondamentali. Uno, lavora quotidianamente per diventare più forte e per trovare nuove strategie per superare i difensori e per segnare. Due, prenditi la responsabilità dei tuoi risultati. Tre, lavora quotidianamente sulla tua autostima. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo. Se hai qualche domanda, scrivila nei commenti. Ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!